Coppa Italia, quanto è importante questa partita? È importante perché ci permetterebbe di passare un altro turno e andare a affrontare un'altra squadra e mettere nell'obiettivo un traguardo importantissimo. Però in più serve per mettere minutaggio, condizione, voglia di vincere, quindi in prospettiva all'ultima partita poi diciamo vera prima del campionato. E poi ho detto le mie partite non sono mai di quelle che si vanno a fare che sono perse, ma si vanno a fare seriamente cercando di dare il massimo. A proposito di questo, come sta la squadra? Secondo me abbiamo, rispetto al Monza, abbiamo migliorato di un 10%, abbiamo acquistato un po' di velocità, un po' di uno contro uno, è chiaro che non siamo ancora al top, però rispetto a Monza un po' di velocità c'è. Che partita sarà questa di domani, insomma, Inzaghi, un allenatore che abbiamo visto, insomma, con il Venezia, anche cosa si aspetta? Sono di una categoria superiore, una piazza importante, quindi il pronostico è dalla parte loro, però noi non partiamo battuti, anzi, andiamo là consapevoli che possiamo dire la nostra. Ce la metteremo tutta per, ho detto, andare avanti in questa competizione. Inzaghi ha fatto un ottimo campionato col Venezia, è un ottimo allenatore, porta entusiasmo, porta le sue idee, quindi sarà una partita molto difficile. In più ha dei giocatori che sono dei nazionali, sono giocatori che hanno giocato tanti anni in Serie A, quindi c'è da stare attenti. Hanno venduto 8.000 biglietti, Bologna è una piazza che conosce, che ha allenato. Qual è la sensazione, che cosa proverà domani? Beh, una piccola emozione ci può essere, perché spero di aver lasciato un ricordo di una persona leale, ecco, leale. Però poi io sono già in clima partita, penso al mio Padova, penso sempre, come sempre, a dare il massimo per la mia società e i miei tifosi. E sono convinto che domani faremo una buona partita, poi il risultato vedremo alla fine. Infortuni, i giocatori come stanno? Qualcuno ha recuperato? Gli unici che non sono disponibili per la partita sono Serena e Pinzi, che hanno ancora qualche problema, gli altri sono tutti a disposizione. Ho visto una crescita importante di tanti giocatori, quindi la rosa è abbastanza livellata verso l'alto, quindi non c'è giocatori che sono al top, qualcuno non. E quindi questo sono molto più contento, perché la preparazione, diciamo, ha attecchito su tutti. Notizia di ieri è che la Serie B da 22 squadre passa a 19, che cosa cambierà, che cosa ne pensa? No, non so ancora se questo è ufficiale, vuol dire che il calcio vuol fare qualcosa di importante. Mi dispiace per quelli che rimangono fuori da questo tavolo, però è anche vero che bisogna dare delle regole, bisogna rispettare quello che c'è scritto. Uno mi potrà rispondere, le regole fanno sì che i ripescaggi dovrebbero andare a fare. Il calcio bisogna andare nell'ordine delle idee, che bisogna rispettare quello che si dice all'inizio, quello che si promette, perché se no, come dicono in tanti, ci possono essere dei vantaggi e svantaggi per tante squadre. Se tu prendi un giocatore lo devi pagare sia i contributi, sia l'IVA, sia gli stipendi. E uguali sono tutti dipendenti, quindi queste sono le regole che secondo me vanno rispettate. Senti, tornare alla partita, anche Sarno, giusto, non hai squalificato, possibile? Beh sì, sì, certo, Sarno è normale, c'ha quattro giornate, quindi no, è chiaro che penso che non sia possibile. Devi aspettare ancora un po'. È molto, parecchio. Senti, ecco, ti aspetti anche dei progressi nell'interpretazione del 3-5-2? Credo che anche il Bologna poi ha qui lo stesso modulo. Penso che Inzaghi tutto l'anno scorso abbia giocato con questo sistema di gioco e lo proponga, anche visto l'amichevole, ha fatto tutto questo. Noi proseguiamo perché penso che, ho detto, questo abito sia importante per questa squadra. Anche la risposta di Monza è stata importante. Visto i risultati e ho visto tutte le partite che si sono disputate, noi siamo stati l'unico che, è vero che abbiamo vinto solo 1-0 su calcio pizzato, però grandi rischi non ne abbiamo corsi. Tutte le altre squadre di Serie B, qualcuna non è passata, qualcuna ha rischiato, è andata in supplementare. Mi sembra che si è assimilato molto bene, che la squadra si diverta, perché vengono coinvolti un po' tutti, anche sul piano del gioco. È chiaro che va oliato, va sistemato, e col proseguo del campionato sono sicuro che anche il modulo dell'anno scorso possa tornare in auge, perché noi abbiamo detto che abbiamo 2-3 sistemi di gioco che dobbiamo mettere in pratica nel momento che la partita lo richiede. Per quanto riguarda